perché qua se no ci spennano. Buono. No, dai. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qui a Parigi e c'è il sole, incredibile. In questo video andremo a provare tutti i dolci che ci sono qui a Parigi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito questo tour nei dolci parigini. Ragazzi, oggi andremo a Versailles e di passaggio siamo andati alla Boulangerie Mozart. Appena siamo entrati abbiamo visto la quantità di cose che c'erano da assaggiare. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere come sono questi croissant e pane al cioccolato. Questo è il croissant che non sappiamo neanche a che gusto è, quindi lo assaggeremo tutti e due. Madonna, è buonissimo. È morbidissimo. Io ho preso questo qua con le mandorle. Madonna, ma sono enormi. È buonissimo. A Danny non piacciono le mandorle, questo qua è buonissimo. Non piacciono le mandorle. E assaggiamo quello di Danny. Buono, ma è quello che mi piace di meno. Diamo una votazione a questi tre croissant. Il peggiore, quello che mi è piaciuto di meno, è il pane scolare. Io do 7,5. Tu? 7. Io metto secondo posto croissant con un 8,5, veramente buono. Io raga invece lo metto al primo posto, il croissant, e gli do 9. Mentre questo qua io gli do 9 e lo metto al primo posto. Questo lo metto al secondo posto e gli do 7,5. Ci vediamo ai prossimi dolci di Parigi. Ciao ciao. Ciao. Raga, noi prenderemo due croissant e basta, perché qua se no ci spennano. Sono arrivate le brioche. Vai con l'assaggio, Danny. Buono. Ragazzi, siamo appena usciti, adesso dobbiamo andare al Louvre. Considerazioni finali da brioche, buonissima come sempre. Ma il prezzo è inciso molto, perché 3 euro a brioche, più del doppio dell'altra volta. Per quanto riguarda la bontà, forse un pelo più buona, un po' più buona dell'altra volta, ma il prezzo non vale il gioco. A quel punto si spende 1,20 euro e si mangia comunque una brioche buonissima. Sì. Ci vediamo al prossimo dolce, che forse è un macaron. Ragazzi, oggi siamo dalla Durée a provare i macaron, finalmente. Abbiamo preso due macaron, uno al caffè e uno col tè e agrumi. Molto particolare il secondo gusto e sono molto curioso. Assaggiamo quello al caffè. È morbidissimo. Dai. Il sapore a lei non piace perché non gli piace il caffè. Ci sorgono in bocca. Andiamo col secondo, guardate che particolare. Non le piacciono i macaron. Assaggiamo. Non pensavo, ragazzi. Voto per me 9 più, veramente veramente buoni. Quasi a livello del fiocco di neve dell'anno scorso che abbiamo provato a Napoli. Vabbè. Io 5, non mi piacciono. Mentre prezzo 5,80 euro per due macaron, un bel po'. Però proveremo quelli di Pierre Hermé per fare il confronto con questo. Ci vediamo al prossimo dolce, ciao ciao. Ragazzi, siamo da Braised Café, dove abbiamo preso la crepe salata, che avete visto nel video del salato. Se non l'avete visto andatevelo a vedere, mi raccomando. Ma sono qui anche a provare la crepe dolce, quindi giustamente questa la proveremo in questo video. Abbiamo preso una crepe semplice, vediamo com'è. Andiamo all'assaggio. L'impasto è molto buono, è solo col burro e lo zucchero. Assaggia anche Danny. Come l'hai fatto io? Ragazzi, ho appena assaggiato la parte col burro, è buonissimo perché il burro è leggermente salato. Crea quel mix dolce salato buonissimo. Voto 8. 8. Mentre il prezzo 5,90 euro, che ci può stare. Ci vediamo tra pochissimo perché andiamo di nuovo a mangiare un'altra crepe alla Nutella. Sì. In zona Torre Eiffel. Quindi ci vediamo adesso praticamente. Ragazzi, siamo qui con la Torre Eiffel, un po' al buietto. Abbiamo preso una crepe per Danny alla Nutella. Vai all'assaggio. Assaggiamo. Buona. Voto 8. Prezzo 5 euro. Ragazzi, oggi abbiamo preso tre dolcetti. Un croissant, una brioche con le mele, penso. E invece un dolcetto con il limone che ci ha consigliato, col citronne. Assaggiamo quello col limone. Molto molto morbido, pasta sfoglia. Dentro c'è il limone, fresco fresco. Adesso assaggiamo quello alle mele. Beh, a lei non piacciono tanto le mele nei dolci, però a me piacciono tantissimo. Infatti ringrazio la mamma di Danny che mi dà sempre lo strudel con le mele, buonissimo. Adesso assaggiamo il croissant. No, dai! Molto buono. Danny si è arrabbiato, ma non l'ho fatto apposta, non l'ho preso per... Cioè, ho mangiato un pezzetto.
Comunque anche questa qua è molto buona, ma queste qua sono buonissime, quella al burro lì, le fanno bene da tutte le parti. Voto a questa qua al burro? 8,5. Voto a quella al limone? 8. Voto a quella alle mele? 8,5. Prezzo 5,30 euro. Ci può stare, dai. Ragazzi, sono in galleria di Lafayette, Danny è in bagno e adesso proverò i macaroni di Pierre Hermé. Non ha molto senso che aspetto Danny perché a lei non le piacciono, abbiamo capito. Ma tranquilli che ci sono io per decretare il migliore tra questo e la durée. Ok ragazzi, l'ho preso. Tra l'altro mi stava venendo un colpo perché mi era venuto fuori 5,80 euro. Ho detto madonna. No no, per fortuna ho sbagliato, 2,80 euro il prezzo. Praticamente come la durée. Tra l'altro la confezione è veramente bella. Ma adesso bando alle ciance, andiamo al salto. È arrivata anche Danny, mi aiuto per tenere la scatoletta mentre io l'assaggio. Anche io voglio. Cookies. No. A Danny non piace. Buono. Preferisco la durée. Quindi tra questi due colossi proclamo vincitore la durée. Ci vediamo al prossimo e ultimo dolce. Ciao ciao. Ciao. Siamo qui da Bouillon Chartier, in cui abbiamo provato delle cose tipiche parigine. Se vi siete persi il video, abbiamo fatto appunto un video in cui abbiamo provato tutte le cose tipiche che si mangiano qua a Parigi. Adesso volevo prendere come dolcetto un profiterol, che effettivamente non l'abbiamo ancora provato. Quindi vediamo com'è. Ragazzi, è arrivato il profiterol, guardate che buono. Sembra veramente interessante. Diamo un assaggio. Dentro c'è anche il cioccolato, particolare ma non mi fa impazzire, niente di troppo entusiasmante. Voto un 7, prezzo 4,80 che ci può stare, dai. Ragazzi, è arrivato il momento dell'ultima colazione. Danny, dove andiamo a mangiare la brioche? Adesso proveremo per l'ultima volta i dolci di Parigi. Abbiamo preso nuovamente cose nuove, a parte Danny che ha preso il croissant, sempre lo stesso. È sempre più buono? Io invece ho preso questo che è tipo quello di Danny, solo con una forma diversa, sempre col burro insomma. Assaggiamo. Molto buono. Buonissimo, si sente un botto il burro, buonissimo. Voto 9. Molto buono. Inoltre ho preso anche questo che è con le mandorle e il cioccolato, quindi come quello del primo giorno, solo che questo ha anche il cioccolato. Andiamo all'assaggio. Buono, ma preferisco quello classico solo con le mandorle. Voto 7,5. Voto complessivo ai dolci di Parigi, 9,5. Super meritato, si mangia veramente bene i dolci, buonissimi. Purtroppo ragazzi, si conclude qui questo video. Se vi è piaciuto lasciate like e mi raccomando, se non vi siete iscritti iscrivetevi, che per noi è un aiuto enorme. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.